In questo video andiamo ad aggiornare una Xbox 360 FAT all'ultima dashboard disponibile. Per fare ciò, preventivamente estraiamo il firmware completo dal lettore della Xbox. Per fare questa operazione, eseguiamo il tagliopiste. Come vedete, le piste sono già state tagliate. Lavoro molto pulito. Adesso andiamo a saldarci il necessario per l'HAC. Bene, dopo aver inserito dello stagno sul PCB, andiamo a saldare i vari ponti ed l'interruttore a levetta. Eseguiamo questo tipo di operazione anche se è possibile estrarre la key dal lettore con il metodo del probe, perché attualmente non sappiamo se negli sviluppi futuri di Microsoft sarà necessario di nuovo l'utilizzo dei dati completi del lettore originale. Quindi questi dati in questo modo saranno facilmente recuperabili senza riaprire il lettore e senza effettuare alcuna operazione. Per il punto 101 prendiamo del flussante in gel e fissiamo l'ultimo cavo wire up in modo da avere una saldatura abbastanza pulita. Fatto questo, l'HAC è terminato. Andiamo ad estrarre il firmware. Bene, il firmware è stato estratto. Abbiamo riscritto il firmware a stock. In questo modo, possiamo procedere così con l'aggiornamento, in tutta sicurezza. Adesso ricolleghiamo, ripristiniamo i collegamenti sul PCB e in seguito procediamo all'aggiornamento.
Allora, il lettore è stato ricucito. Adesso copriamo per sicurezza la ricucitura con del nastro isolante. In modo che non ci siano assolutamente problematiche legate a contatti vari. Come abbiamo precedentemente già detto, il firmware completo sarà disponibile per il cliente ed utile per gli aggiornamenti successivi senza l'apertura e la rimodifica del lettore. Adesso il lettore è stato ricollegato alla console e siamo in procinto di aggiornare la nostra console. Allo scopo inseriamo nella console una chiavetta USB al cui interno è contenuta l'ultima dashboard disponibile. Accendiamo la console